Oggi c'è il precetto natalizio nell'aula consiliare del Vescovo, voi siete qui con un triangolo giallo dove sta scritto Sine Vitae per protestare. Perché? No, noi protestiamo molto civilmente e in maniera garbatissima perché vorremmo che non ci fossero soprattutto delle manifestazioni di culto o di un solo culto nell'aula consiliare e soprattutto perché riteniamo che durante l'attività amministrativa l'invasione di campo della consulta religiosa della capitanata sia stata evidentemente inopportuna per quanto riguarda l'accapo che riguardava le dichiarazioni, le DAT, cioè il cosiddetto testamento biologico. Protesteremo veramente in forma molto corretta e molto sobria, ma la nostra protesta vuole dire che nonostante ci sia un grossissimo rispetto per tutti i culti, per qualsiasi persona abbia una fede, noi riteniamo che ci debba essere rispetto anche per uno Stato che è laico e per chi vuole in tutta onestà, senza ledere assolutamente qualunque tipo di culto, dare le proprie disposizioni di fine vita. Disposizioni di fine vita che non sono assolutamente l'eutanasia, sono semplicemente un aiuto al medico curante o al medico che ha preso in cura un paziente che non è più capace di intendere di volere per capire quale trattamento deve riservargli. Tutto qui. Però poi questa invasione di campo, come dite voi, riguarda anche il testamento biologico. Facciamo capire in pratica alla gente che cosa è successo alla base anche di questa protesta. Allora, il testamento biologico probabilmente risente di un problema culturale. Qualcuno confonde il testamento biologico con la dichiarazione di eutanasia. Il testamento biologico non è altro che una disposizione che l'individuo, il cittadino, dà e dovrebbe rilasciare. Noi abbiamo chiesto che fosse istituito un registro presso il comune per non avere l'onere di pagare un notaio, perché si può già fare pagando un notaio, dove uno rilascia le proprie disposizioni nel caso in cui non possa più essere capace di intendere di volere, disposizioni che non sono assolutamente vincolanti per il medico curante. Ecco, queste disposizioni dovevate recepirle come consiglio comunale già da molto tempo, poi nell'ultimo consiglio invece l'interferenza della consulta della Chiesa, diciamo così. Sì. E questa interferenza sinceramente ha pesato da un punto di vista culturale. Questo non è un discorso teologico pastorale come è stato affermato. Questa è una questione amministrativa di aprire uno sportello per il registro che già è possibile fare andando da un qualsiasi notaio, sinceramente. L'amministrazione però di cui fate parte, da questo punto di vista si è lasciata condizionare anch'essa? Noi abbiamo avuto l'appoggio incondizionato del sindaco e devo dire anche del presidente del consiglio, abbiamo avuto l'appoggio incondizionato delle forze che ritengo abbiano capito che non c'era nessun coinvolgimento religioso su questo accapo. Qualcuno evidentemente, probabilmente, culturalmente non l'ha ancora capito. Cioè, morale della favola, se voi siete la maggioranza e avete i numeri per approvare il testamento ideologico, perché questo non accade? Non accade perché sono mancate tre persone che probabilmente non hanno capito di cosa parlavano.